Il dipinto fu commissionato, nella metà del Seicento, da Vincenzo Nolfi, nobile letterato, devoto all'angelo custode, per adornare un altare della chiesa fanese di Sant'Agostino. Nel 1848 il poeta britannico Robert Browning gli dedicò una celebre poesia, caposaldo della letteratura inglese. Venuti a Fano, per tre volte andammo a sederci per vederlo là nella sua cappella e bere la sua bellezza fino alla soddisfazione del nostro spirito. Angelo mio, resta ancora con me. Da allora mi interesso della fama del caro Guercino, a cui autorità e gloria vengono da questo quadro come una dote, pieno com'è di così magnifico sentimento. Giovan Francesco Barbieri nacque a Cento, in provincia di Ferrara, nel 1591. Dopo un periodo di apprendistato nella città natale, l'artista si trasferì a Bologna, sulla sua formazione influirono pittori emiliani quali Dosso Dossi e Ludovico Carracci. La riflessione sulla luce e sul colore, tuttavia, lo rese unico tra i pittori locali. Gradazioni tonali e chiaroscurali nella resa dei volti, dei panneggi, dei cieli e dei paesaggi effondono atmosfere vibranti, permeate di poesia. Nel 1621, convocato a Roma da Papa Gregorio XV, il Guercino eseguì gli affreschi del Salone del Casino Ludovisi. Con le scene allegoriche dell'aurora e del giorno e la notte. Considerate tra i suoi massimi capolavori.
Il ritorno a Cento, nel 1624, segnò un ripensamento verso i modi classicisti di Guido Reni. Un angelo dal fisico imponente domina la composizione. Dispiega le proprie grandi ali e avvolge in un abbraccio il bambino. Il fanciullo è nudo. Inginocchiato in preghiera. Totalmente affidato alla protezione del suo benefattore. I due volti, diafani e dolcissimi, rapiti in uno sguardo estatico, si somigliano, quasi si identificano l'uno con l'altro. La protezione divina invocata per intercessione dell'angelo cade dall'alto e squarcia le nubi sotto forma di luce dorata. Inserita in un cielo crepuscolare che anticipa le prime ore della notte. L'opera, profusa di delicatezza, mostra un orientamento verso il classicismo di Guido Reni, cui il Guercino si approcciò nel corso della sua carriera.